E ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo vloggino del mese che si riferisce ovviamente, come c'è scritto nel titolo, al mese di agosto. E cosa è successo in questo agosto? Beh, sicuramente la cosa più importante riguarda il lavoro, ma andiamo per gradi. Allora, da cosa inizierei? Il caldo di quest'ultimo periodo mi ha messo veramente, veramente, veramente alla prova. Perché non c'era modo di scappare al caldo se non andare in un centro commerciale, comunque in un posto con l'aria condizionata. Ci sono andato vicino un paio di volte a comprare un impianto, cioè l'impianto c'è per l'aria condizionata, manca i condizionatori. Ci sono andato tanto così un paio di volte a comprarli così. Perché cazzo, non c'era modo di sopravvivere, non riuscivo a fare niente se non stare sul divano a morire, a prendere caldo fondamentalmente. Adesso ha piovuto, il caldo se n'è andato e quindi si riesce anche a fare qualcosa di diverso rispetto che al poltrire. E sono felice, perché perlomeno posso continuare a fare le mie cosine. Sto lavorando comunque per riprendere una programmazione regolare, anche se sto video qua è in ritardo perché non ho fatto a tempo a farlo l'ultimo venerdì, e quindi uscirà prima di fine mese. Sto lavorando per riavere una programmazione, se non regolare di settimana in settimana, ma comunque sia abbastanza regolare, ok? Magari riesco, magari no. Vediamo, vediamo. Dal punto di vista della casa, io e Giulia ci stiamo assestando. È stato complicato all'inizio, non so se ve l'avevo detto, è stato strano, perché comunque, sai, vivi 30 anni con i tuoi genitori, poi un giorno cambi casa. La domanda che il tuo cervello si fa è: che cazzo succede? Abbiamo, credo, passato quella fase di che cazzo succede. Adesso mi sono ambientato, insomma, è casa mia fondamentalmente. E piano piano io e Giulia, mese in mese, stiamo aggiungendo pezzi a questa casa qua, che all'inizio era abbastanza spoglia. E una cosa che fa ridere, non abbiamo ancora il gas. Noi stiamo qua dal 29 di maggio e non abbiamo ancora il gas attaccato. Questa cosa è molto divertente perché siamo diventati dei maghi del microonde, cioè possiamo fare qualsiasi cosa al microonde. Per fortuna abbiamo l'elettricità, come vedete, così possiamo usare il forno, anche se all'inizio non era proprio usabile. E non abbiamo ancora il gas perché praticamente volevamo fare il contratto con una compagnia di cui non dirò il nome, E.ON. Non ve lo dico, E.ON, capito? Non ve lo dico. Questa compagnia deve rimanere nel tuo E.ON. Io non ve lo dirò, E.ON. Ci hanno praticamente preso per il culo, E.ON. Per un mese chiedevamo l'attivazione e loro dicevano che mancavano fogli e loro dicevano che non era stata recapitata nessuna mail e loro dicevano, insomma, un gran numero di cazzate. Poi alla fine Giulia, che si è occupata della faccenda, ha detto: sai cosa, non è arrivato niente, va benissimo così. E allora abbiamo rifatto tutto con un'altra compagnia. Non è semplice nemmeno di qua perché ci palleggiano da una parte all'altra. Sembra la scena quella di Banana Joe: per il certificato di nascita serve la carta d'identità e viceversa. Per chi è un boomerone capirà. E niente, siamo sempre dietro a farci attaccare il gas perché la doccia la facciamo dai suoi genitori o dai miei, e cuciniamo tutto a microonde, compresa la pasta asciutta, quindi eresia, ragazzi, eresia. Vabbè, andiamo al cazzo. Mancherà, come sapete, dopo il diploma, la sezione scuola su questo vloggino, e direi anche per fortuna. Dal punto di vista del lavoro, grandi novità. Perché grandi novità? Il primo di agosto vado al lavoro, niente, parlo con una mia collega e gli dico: ma speriamo ci rinnovino, perché io dove lo ritrovo un lavoro del genere? Cazzo, cioè, 800 metri da casa, ragazzi. Mi ci trovo bene, all'asciutto, ho imparecchiato a fare il mio lavoro, insomma, sono felice, bene, ci vado volentieri, non mi sembra di lavorare, eccetera, eccetera. Al che, insomma, dispiace, no? Poi magari non ti rinnovano, ci rimani male. Nella stessa mattinata viene il mio responsabile e mi dice: poi io e te facciamo un discorso anche col manager. E ho detto: vai, addio. È stato un piacerone. E gli ho detto: ma dammi un'anticipazione, qualcosina. Lui fa: no, 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 ti posso dire niente, non si può dire, non si può dire. Dico solo che dobbiamo fare questo colloquio. Merda. Ho detto: addio, è finita. Ah, Andre, tanto lo so che guarderai questo video. Ciao. Al che finisce tutto lì. Vado a casa, finisce il turno, vado a casa. La sera sono nel letto, vedo, ting, nuova mail dal lavoro.
hai dei documenti da firmare. Che cazzo? Vado al computer, accendo, mi hanno fatto il contratto indeterminato. E io, molto pacatamente, come mi risulta sempre facile fare, nella notte, alle una di notte, ho esordito con sì! Vabbè, breve storia, felicia. E niente, quindi mi hanno fatto l'indeterminato, adesso sono fisso. Non vuol dire un cazzo, fondamentalmente. Cioè, sì, sono fisso, però alla fine, per quanto mi riguarda, non cambia nulla. Ah, io ho sempre odiato, tra virgolette, chi quando ha una sicurezza si adagia sugli allori. Io sono sempre stato uno che c'è un obiettivo, bisogna raggiungere l'obiettivo. Una volta raggiunto l'obiettivo, quello diventa un checkpoint, bisogna raggiungere l'obiettivo successivo. E... no, mi viene in mente altro. Noi ci becchiamo in un prossimo video che, se non sbaglio, arriverà molto presto. Molto, molto presto. E niente. Ve lo faccio qui perché il microfono è qui. Zoomando in malo modo e sgranando tutto. Un bel ciao!